A nome dell'Associazione Intagliatori di Diamanti di Amsterdam, di cui mi pregio consigliere anziano, vorrei portare l'attenzione dei gentili ascoltatori sulla seguente questione. Chi, avendo fra le mani un diamante di qualche migliaio di carati, sarebbe così folle da tagliarlo in modo che una parte di luce, anziché venirne riflessa, ne fosse assorbita e dunque sottratta? Chi ha riportato il brano precedente doveva aggiungere che il cosiddetto diamante pazzo ha caratteristiche tali da non lasciare altra scelta al costernato intagliatore, caratteristiche che possono riassumersi in una parola: sofferenza. Eclipsed by the moon.